Caspita, credo di essere diventato medico perché fin da piccolo volevo aiutare gli altri. Non racconto spesso questa storia, ma mi ricordo che quando avevo 7 anni, un giorno trovai un passerotto appena caduto dal suo nido, così lo raccolsi e lo portai a casa mia. Gli feci una casetta con una scatola per scarpe e... Oh mio Dio! Sono diventato medico per le stesse 4 ragioni di tutti. Donne, soldi, potere e donne. Ma il fatto è che le compagnie assicurative hanno reso impossibile fare soldi veri, il che influisce direttamente sul numero di donne che vengono a dare un'annusata, e non mi chieda a quale albero abbaiano, perché sul mio nemmeno ci pisciano. E quanto al potere... Dottor Cox, mi domando come sento ancora questo ronzio nelle orecchie, sembra un po' un... Ah, ma un po' più acuto, come un... Voleva solo farle una domanda. Invece tu hai un suono più basso, tipo uga, 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 è più maschio, il che francamente è sorprendente considerandone l'origine, ma non temere, è altrettanto irritante e fortunatamente so come far sparire questo fastidio. Così va meglio. Ehi, la cantiamo? La canzone della notte bischetta doveva essere cantata sempre, lo facevamo da 10 anni. Campo libero, il ballo era nuovo. Notte bistecca, ho l'acquolina in bocca e stasera c'è carne di manzo per me. Per farmi un favore, il signor Robert ha bisogno di un altro cadavere vescicale, io sono troppo incasinato. Certo, Bambi, ci penso io, noi non abbiamo ancora finito. Lo so che non abbiamo ancora finito, non ho mica detto che abbiamo finito. La decisione aspetta a te. Quando una coppia litiga bisogna filarsela prima di restare invischiati. Ehi, JD! Parlavamo del nostro rapporto e di come le cose vanno bene e ho detto che mi fa effetto pensare che non uscirò con nessun altro. Ma tesoro, non hai detto esattamente così. Tu hai detto mi fa effetto pensare che non potrò uscire con qualcun altro. Sottolineo quel non potrò uscire. Come se le pesasse. Non è una cosa mostruosa? No, io non ho detto così. Sei proprio ridicolo. Tu che ne pensi, JD? Occhio, tigre, occhio... Vorrei che mi chiamassero tutti tigre. Cosa? La penso come una verna. Eh? Oh! Mannaggia i ragazzini e i loro problemi. Volevo solo tornare a casa a fargli un bel bagno caldo e vedermi un po' di lì al TV. Mi spiace di non averle detto, è suo il bambino. Comunque ne riparleremo. No, io non ero neanche arrabbiato con Jordan. No? No, spaventato. È tutto il giorno che tremo perché sono abbastanza sicuro che sarà un padre veramente orribile. Lei? Andiamo! Lei sarà terrorizzante, voglio dire, presente. Un padre molto presente. Dottor Cox, lei c'è sempre quando abbiamo bisogno. La paternità ce l'ha nel sangue. Perché non me ne vado, dottoressa Reed? Perché non voglio perdermi il tuo crollo in una valle di lacrime di fronte a tutti. Già ve li vedo, gran lacrimoni di coccodrillo. Ma non commuovi nessuno, te la si vede. Se fosse sua figlia, ci lascia lei, saprebbe tutto cosa fare. Era un letto sette. Ah, hai ragione. Stai andando bene, Bambi? Buona giornata a tutti. Vado a casa con Fisa. Ascolta un po'.